Colco Eros, usciti vincitori dal doppio confronto coi nerazzurri, potrebbero tornare a seminare il panico dalle parti di Appiano in questo modo? Non sono bastati l'1-0 ottenuto al Meazza all'andata e la rete siglata da Federico Di Marco in apertura del match di ritorno per permettere all'Inter di strappare il passo per i quarti di finale di Champions League. Ad avere la meglio è stato, infatti, l'Atletico Madrid. Decisivi il gol realizzato da Antoine Griezmann, appena due minuti dopo il momentaneo vantaggio nerazzurro, e il guizzo trovato nel finale da Memphis Depay per permettere ai Colchoneros di portare la gara ai tempi supplementari e, successivamente, ai calci di rigore. A risultare fatali i tre errori commessi dal dischetto da Sanchez, Klaassen e Lautaro. Opaca, per il resto, la prestazione offerta dall'11 iniziale di Simone Inzaghi, tecnico che ha poi optato per l'inserimento a gara in corso di Jan Bisek, messosi in grande evidenza. Il centrale tedesco è infatti subentrato in ottimo modo al minuto 84 di gioco, rilevando uno sfinito Di Marco. 31, come il suo numero di maglia, i palloni toccati dal classe 00, riuscito persino all'inizio del primo tempo supplementare nell'intento di servire splendidamente a centro area Marcus Thuram, venuto meno a sua volta a questo appuntamento e che a differenza dell'ex Eros non è riuscito a incidere a dovere nel match. Sta sorprendendo, e non poco, il rendimento avuto da Bisek in queste ultime uscite. Calciatore che è così finito per attirare inevitabilmente l'attenzione non soltanto in Italia ma in tutta Europa. Complice tutta una serie di situazioni, quindi, non è escluso che proprio l'Atletico Madrid possa tornare a farsi vivo in estate dalle parti di Appiano, in questo caso per provare a discutere della situazione contrattuale del ragazzo nato a Colonia, legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno 2028. Atletico, idea Bisek per la difesa? L'Inter sparerebbe altissimo, più o meno sui 50-60 milioni. L'Atletico Madrid continua a restare alle prese con la situazione Mario Hermoso. C'è ancora da riflettere, infatti, sul futuro del classe 95, legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno e che nonostante ciò resta un fedelissimo di Diego Simeone. Non solo punto alla formazione spagnola tocca tenere in considerazione anche la faccenda Aspiliqueta, difensore in forte età avanzata così come Stefan Savic e Axel Witsel. Sostanzialmente, quindi, il pacchetto difensivo dei Colchoneros potrebbe essere da rifondare del tutto.